Un saluto da Dottor Palmas. Allora, in questo video ti voglio fare avere delle informazioni in più riguardo a quella che è la rivoluzione nel campo della riabilitazione orale che noi abbiamo chiamato il nostro sistema bocca bionica che viene applicato ai miei policlinici, policlinici del mio gruppo in Italia, Moldavia e Romania. Questo per metterti in guardia rispetto ai denti definitivi, quindi non parlo dei denti provvisori che vengono posizionati subito dopo la chirurgia, che vengono proposti da altre cliniche all'estero, che sono un pochino fumosi per quanto riguarda la qualità e anche la durata e tipo di materiali. È importante affrontare quella che è il tipo di produzione che viene realizzata per i denti definitivi, quelli che chiamiamo denti definitivi, poi in realtà per convenzione, perché i denti definitivi non esistono le ruote dell'auto definitive, non esistono le scarpe definitive, non hai oggi le scarpe di 20 anni fa, non hai le ruote all'auto di 20 anni fa. Ma sono io li chiamo dei baticarne che devono lavorare nel tempo, andare a triturare il cibo e andare a restituire al paziente quella che è la funzione masticatoria. Oltre all'estetica, avere un bel sorriso, quindi riabilitare anche la parte estetica e sociale. Oltre che la salute, quindi riuscire a masticare e nutrirsi in maniera corretta. In passato, si usavano dei materiali fatti a mano, i denti famosi in metalloceramica, le capsule, quelle che venivano chiamate capsule. Quando hanno iniziato i dentisti a mettere le capsule sopra gli impianti dentali, diciamo che si è portati dal passato alcune usanze che erano quelle di incollare le capsule sopra i denti che venivano limati sugli impianti dentali e quindi i dentisti iniziavano a incollare le capsule sopra gli impianti dentali. Poi più avanti il dottor Malo, più di 27 anni fa, inventò un sistema che permetteva di mettere un'arcata completa nella bocca del paziente in maniera avvitata e non incollata, con innumerevoli vantaggi perché i denti avvitati erano privi di colle che nella bocca con la saliva si sciolgono e avevano la possibilità di portare poi i denti nella posizione corretta dove dovevano essere i denti naturali. Perché? Perché gli impianti dentali che venivano messi nell'osso, un osso che aveva perso le radici, spesso non avevano la stessa posizione delle radici dei denti, ma avevano una posizione più rientrata. Questo perché l'osso essendosi riassorbito, se avessimo dovuto mettere gli impianti dove erano presenti le radici, li avremmo dovuti mettere fuori dall'osso. E quindi cosa succedeva? Che essendo gli impianti messi in una posizione differente, anche i denti andavano incollati sopra gli impianti in una posizione non comoda, il paziente non riusciva a parlare correttamente, i denti erano brutti da vedere, stretti, un'arcata molto stretta perché l'osso si riassorbiva verso il centro del palato. Questo per fartela in maniera molto semplice e con il sistema di avvitamento dei denti sugli impianti dentali aveva, diciamo, eliminato il problema, aveva creato una barra che univa tutti questi impianti dentali e permetteva poi questa barra di posizionare i denti nella posizione corretta. Altri dentisti andarono per la loro strada, un'altra, diciamo, scuola di pensiero, continuavano a mettere i denti incollati sugli impianti dentali che avevano una posizione non corretta nell'osso. Questo è un modo antico di fare i denti, fate attenzione quindi quando cercate la riabilitazione corretta della bocca su impianti, deve essere questa una bocca, quella che trovate, che viene avvitata, sono delle arcate che devono essere avvitate sugli impianti dentali. Questo per avere dei denti belli da vedere in una posizione corretta e evitare di avere poi problemi di discomfort sia alla fonazione che alla masticazione. Ci sono alcuni casi limiti dove i pazienti non possono mettere i denti sopra gli impianti in maniera avvitata perché magari ci sono degli impianti che erano già presenti
che il paziente ha deciso di comune accordo col dentista di mantenere. Quelli sono dei casi comunque limite dove noi non diamo garanzia perché per i problemi che vi ho detto, che poi escono fuori. Devi sapere che questi denti che vengono fatti poi sugli impianti dentali, come venivano fatti in passato, molti dentisti ancora oggi li fanno e sono i denti in metallo ceramica. Fa attenzione perché alcune cliniche, per non dirti che sono denti in metallo ceramica, scrivono nel preventivo solamente denti in ceramica. Ma si tratta di denti che vengono fatti a mano con una polvere di ceramica che viene messa in forno a cuocere a più di 1000 gradi, che vetrifica e dà la forma di un dente. Il tecnico dà una forma più o meno di un dente. Questi denti qua si usano da decine di anni, ancora ripeto ci sono cliniche che li continuano a usare perché sono molto economici, specialmente cliniche che attirano pazienti all'estero per fare un prezzo basso e quindi avere un'offerta, un preventivo allettante, usano dei laboratori dentali che lavorano in maniera analogica, antica e che forniscono loro denti da rivendere al paziente molto economici. Noi non usiamo più i denti in metalloceramica da anni perché ci sono tutta una serie di svantaggi che ora ti indico. Innanzitutto non riproducono fedelmente la dentatura naturale perché sono fatti a mano, quindi portano a dei fallimenti estetici. Pa si lavora anche 10-15 ore su queste arcate in laboratorio, poi li metti in bocca al paziente e non gli piacciono. Poi c'è un rischio meccanico, senza una simulazione adeguata dei movimenti masticatori, quindi non possiamo simulare col computer i movimenti della bocca del paziente, aumenta enormemente il rischio di collisioni tra l'arcata superiore e quella inferiore, che dà poi luogo a quelli che si chiamano in gergo tecnico i chipping, scheggiature in inglese, denti in ceramica che si scheggiano. E questo porta anche dei problemi di occlusione, infatti senza l'uso, come invece facciamo col sistema bocca bionica dell'intelligenza artificiale, è estremamente difficile impostare correttamente l'occlusione e prevedere il corretto comfort e funzionalità poi delle protesi, dei denti definitivi. Oltre questo, quando si hanno le scheggiature, i chipping sui denti in metalloceramica, per poterli riparare occorre mettere della ceramica a mano là dove si sono scheggiati, rimetterli in forno a 1000 gradi. Il problema è che la ceramica, nella migliore delle ipotesi, esplode, scoppia, perché quando la metti a quelle temperature si è imbibita di liquidi della saliva, si crea del gas che fa esplodere la ceramica e quindi vanno rifatti da capo. Nella peggiore delle ipotesi, si storcono perché quando raffreddano, essendo due materiali, essendoci metallo e ceramica, il metallo ha un coefficiente di dilatazione termica differente e quindi anche di espansione, e quando raffredda un materiale tira da una parte piuttosto che un'altra, e quindi quando si vanno a rimettere in bocca non calzano, sono storti. Il sistema bocca bionica, supera tutte queste limitazioni. Come ti dicevo, sono nel nostro sistema i denti definitivi, sono tutti realizzati con una precisione robotica, garantendo così una simmetria e una precisione che sono impeccabili. Utilizziamo l'intelligenza artificiale per adattare delle scansioni di denti reali per ottenere un design poi che riproduce fedelmente l'estetica e la funzionalità di denti reali. Il miglior modo appunto di replicare la natura è scansionarla, fargli una foto e poi riprodurla, stamparla in 3D. Non dimentichiamo poi che il composito estetico, materiale con cui vengono fatti la nostra linea Standard Plus, vengono fresati da un disco di composito a freddo, quindi non ci sono distorsioni di calore. Questo è un materiale elastico che permette di evitare le rotture, le scheggiature. Per quale motivo? Perché una bocca artificiale è una bocca a cui manca la propriocezione, come ti ho detto, ovvero non senti un capello tra i denti. Quando perdi i denti hai una dentatura insensibile, non senti il gelato freddo tra i denti. E
E c'è il rischio quindi che, soprattutto non avendo elasticità, i denti, per esempio in metalloceramica, neanche gli impianti sopra i quali si mettono hanno elasticità, invece i denti naturali sono elastici, hanno quello che si chiama legamento parodontale, che è una sorta di ammortizzatore che sta sotto ogni singola radice dei denti. Tra l'altro, le radici, i denti sono tutti separati gli uni dagli altri, è una bocca molto elastica, quella naturale. Perché? Perché deve battere la carne, deve masticare per 30 anni. È come un'auto senza gli ammortizzatori. Se io metto dei materiali rigidi come il metalloceramica, e ogni singola pietrolina, sassolino dell'asfalto lo senti. Per questo, non si usano più questi materiali così rigidi, a rischio di scheggiature che poi non si possono neanche riparare, che sono anche brutti da vedere perché sono fatti a mano. Ripeto, sono economici, molte cliniche li adottano, li continuano a usare perché il paziente non capisce niente di denti. Io istruisco molto i pazienti su come vengono fatti i denti, perché poi sono la parte più importante, che per 30 anni devono masticare e, se necessario, bisogna rigenerare. Questi materiali fatti a mano, non possono essere rigenerati. Invece i denti fatti col sistema bocca bionica, vengono, da una tecnologia avanzata che permette di superare, la mancanza appunto di elasticità del feedback sensoriale propriocettivo, si chiama, e riduce così notevolmente il rischio di scheggiatura, e possono anche essere memorizzati in cloud sui nostri server e permettono così riparazioni rapide. Io con un clic posso ristampare i denti del paziente. Io ho in memoria tutti quelli che sono i denti dei miei pazienti perché sono stati creati col computer. È come se noi fossimo degli scrittori di libri. Abbiamo ogni copia PDF di tutti i libri che abbiamo scritto. Ogni paziente è un nuovo libro, un nuovo progetto. E questo è l'importante di lavorare col digitale, poter memorizzare per il futuro, per gli usi futuri, che possono essere emergenze, riparazioni o addirittura rigenerare le scarpe nuove o le gomme nuove all'auto, semplicemente riaccedendo ai file in cloud e con un clic ristampando, addirittura con materiali che oggi non esistono, che usciranno fuori tra 10 anni, tra 20 anni. Noi potremo riaprire il progetto e riprodurlo. I denti che noi facciamo, ricorda, sono tutti avvitati perché permettono lo svitamento e il riavvitamento dell'arcata con delle manovre molto semplici. Evitiamo così delle colle che possono sciogliersi in bocca e poi fungere questi spazi che si creano dove c'era la colla da accumulo di placca e saliva, che poi negli anni fanno infettare gli impianti e venire quella che si chiama la perimplantite. Quindi, quando consideri il tuo trattamento, ricorda che mentre alcune cliniche all'estero continuano a usare metodi datati per risparmiare, presso le cliniche del mio gruppo si usa il sistema bocca bionica, che ti offre quindi sicurezza, duratura, durata, estetica, e soprattutto possibile mantenere memorizzati quelli che sono i lavori che hai eseguito. Quindi parliamo di un salto qualitativo nella cura dentale che ti meriti. Quindi scegli saggiamente, scegli il futuro, scegli il sistema bocca bionica, informati tanto e quando vai a leggere un preventivo, chiedi sempre non tanto i materiali, ma come vengono realizzati quei denti, che è la cosa più importante, non il numero degli impianti, la marca. Gli impianti dipendono dalla dimensione del viso: se è un viso medio saranno più impianti, se è un viso piccolo meno impianti, se è una persona alta 2 metri con delle mascelle ampie addirittura anche 8 impianti possiamo mettere, e dipende anche dalla quantità di osso che c'è. Ma quello che veramente fa la differenza, di cui non ti parla e non ti vuole parlare nessuno, sono i processi di produzione dei denti, perché dal tipo di processo che viene utilizzato per creare i tuoi denti dipenderà poi l'assistenza, la riparabilità e la durata. Un saluto da Dottor Palmas.